spesso ci troviamo a lavorare anche con le spalle al muro perché dobbiamo continuamente fare calcoli, arrivo, partenza, travaglio, inizio travaglio e via via. Situazione abbastanza difficile, non solo per le gravide ma anche per noi professionisti. Dovremmo continuamente fare calcoli perché il bambino non deve nascere in ambulanza. Questo è da evitare, dovrebbe nascere un posto sicuro che è l'ospedale sicuramente, è comunque un luogo sicuro, l'ambulanza risulta un po' difficile. Ecco. Quanto ci mette un'ambulanza a partire da Santa Agata Militello e arrivare a Patti? Pieni 50 minuti da inizio Sant'Agata, Patti fino all'arrivo in ospedale, 50 minuti pieni. Però mi viene di pensare e fare una riflessione. C'è un articolo della nostra Costituzione che parla di tutela della salute, c'è un governo nazionale dove parla di mettere al primo posto la salute. Ora non capisco come mai qua l'ASP di Messina e le autorità che hanno preso la decisione di spostare questo reparto a Patti e chiudere questo reparto qua, dico, c'è qualcosa che non torna. Se parliamo di tutela alla salute, dico, perché chiudere un reparto come questo? Dico, fra l'altro il comprensorio dei Nebrodi sono circa 26-27 comuni, abbraccia un'utenza di circa 100.000 persone, quindi levare a queste comunità un reparto come questo importante mi lascia un po' così quando si parla di tutela alla salute. Dico, c'è qualcosa che non quadra in tutto questo, quindi mi piacerebbe sentire da parte di chi ha voce in capitolo quali sono le logiche che hanno tenuto conto, costo-benefici. E allora cos'è più importante, i soldi o la salute delle persone? E allora dico, anche qua c'è una bella contraddizione. Prego. Sono entrata 1,66 e dico che l'ospedale l'abbiamo portato avanti, eravamo qua cioccate, sia per avanti. Solo il reparto ostetrico abbiamo ogni giorno 70-80 malati, pieno, anche nel corridoio. Io ero in cucina, ero la cuoca, quindi era sempre pieno, sia il reparto ostetrico e tutti i reparti. Ora vedo che una deve andare in giro per essere assistite e tutte cose, no, perché io non ho figli, ma non è giusto, perché io vedevo gente che partoriva un certo dell'ascensore che arrivavano all'ottavo minuto. Non c'era bisogno di andare a Patti. Ecco, invece ora Patti, Barcellona, Cefalù, hanno chiuso pure una scelta. Quindi, ma poi per tutto, non solo per questo, pure per altre cose, perché non è che noi siamo a morire per i peri se non ci sono posti qua, che non c'è più ospedale, rimangono in giro.